Interverrà ora il Sua Eccellenza Dottor Bruno Frattasi, qualche cenno biografico. Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Nell'81 accede alla carriera prefettizia. Dal 98, 1998 entra a far parte dello staff di diretta collaborazione del Ministro dell'Interno presso l'ufficio di gabinetto. Nel 2005 è nominato prefetto della Repubblica. È stato coordinatore del Comitato per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere fino al 2014. Durante la sua attività ha fatto parte di delegazioni governative in importanti assise internazionali, tra cui tra tutte, la partecipazione alla delegazione governativa italiana nell'ambito del gruppo finanziario per la lotta al riciclaggio. Ha pubblicato diversi saggi specialistici in materia di documentazione antimafia ed è coautore di diverse pubblicazioni scientifiche di commento al codice antimafia e alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti dei contratti nell'ambito dei contratti pubblici. È presidente dell'Associazione Funzionari dell'Amministrazione Civile dell'Interno. Prego, Eccellenza. Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Per la verità, l'invito a intervenire a questo convegno era stato rivolto a Luciano Lamorgese, ministro dell'Interno, che però oggi è a Bruxelles per un consiglio dei ministri straordinario, certo, dovuto alla situazione che stiamo vivendo per la crisi che vede Russia e Ucraina. E coinvolte, e quindi è lì in questo momento. E io sono stato delegato dal ministro a intervenire in sua sostituzione, nella qualità che ora rivesto di capo di gabinetto del ministro, appunto, Lamorgese. Ora, il tema di questa sera è naturalmente un tema centrale per il Ministero dell'Interno perché è intitolato alla legalità. E la legalità è una delle missioni principali, se non fosse la missione principale dell'amministrazione dell'interno, declinata in vari ambiti, naturalmente in quello che riguarda l'operato delle forze di polizia. Il ministro dell'interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, lo dice l'articolo 1 di una legge importante che è stata ricordata nel suo intervento dal generale Giuseppe La Galla, che saluto e che ringrazio anche per il cenno personale che ha fatto al mio attuale incarico presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, che ho gravosamente ereditato da un mio maestro, Carlo Mosca, capo del legislativo del Presidente Bianco, ai tempi in cui il Presidente Bianco era Ministro dell'Interno e io ero un dirigente del suo gabinetto. Sì, esatto. Quindi sono passati un po' di anni, Presidente. Ora, diciamo che quindi la prima delle occupazioni del Ministero dell'Interno è quella di far funzionare bene e coordinare soprattutto le forze di polizia perché il loro operato non venga a sovrapporsi, non venga a determinare inefficienze, al contrario, attraverso il coordinamento si possano avere risultati ancora migliori, sia una macchina più performante, come oggi si dice, più capace di produrre risultati a largo raggio. Ma poi c'è anche nell'ambito della nostra amministrazione un tema legalitario legato alla prevenzione amministrativa, alla prevenzione che ha riguardo all'attività dei prefetti svolta sul territorio con le informazioni interdittive, che sono uno strumento di prevenzione, che possono colpire le imprese, gli operatori economici che hanno mostrato attraverso i loro comportamenti di avere delle vicinanze alle organizzazioni criminali, delle cointeressenze con le organizzazioni criminali. E
E ancora, sempre in questo ambito, ricorderei anche la nostra attività che svolgiamo sempre attraverso i prefetti per garantire la legalità nelle amministrazioni locali. Una delle più importanti armi che abbiamo a disposizione, più volte usata, purtroppo spesso usata anche nei confronti delle amministrazioni locali del Meridione, è quella di sciogliere i comuni per inquinamento mafioso, per condizionamento criminale di tipo mafioso. Sono state sciolte anche quest'anno diverse amministrazioni locali e cominciamo a notare che sono sciolte con lo stesso strumento, quello previsto dalla norma del TUEL, del testo unico degli enti locali, l'articolo 143, poco importa citarlo, ma lo cito perché così mettiamo a fattor comune questa conoscenza, vengono sciolte anche amministrazioni del nord. Oggi abbiamo una criminalità organizzata che è capace di infiltrarsi silenziosamente, magari con modalità, sono state anche ricordate dalla dottoressa Santonocito, silenti, nel tessuto sociale, civile, amministrativo anche al nord. È una realtà con la quale ci dobbiamo misurare. Un saggio di un recente, per la verità di qualche anno fa, di un saggista, che Federico Varese, che analizzava questo fenomeno della risalita delle mafie verso il nord, che veniva denominato nel titolo Mafie in movimento, che era appunto un titolo che voleva denotare questa capacità delle organizzazioni criminali, in particolare dell''ndrangheta, ma non solo dell''ndrangheta, di poter risalire lo stivale e arrivare a infiltrare pezzi del nostro territorio che mai supponevamo potessero essere toccati, contagiati, si potrebbe dire, dal virus mafioso, dalla mafia. Ora, tutto questo per ricordare sinteticamente, naturalmente nel tempo che mi è dato di queste conclusioni, un po' quelle che il perno centrale della missione istituzionale che naturalmente abbiamo visto all'opera anche nel momento della pandemia. Noi oggi parliamo di legalità e PNR, ma dovremmo parlare anche di legalità e pandemia, perché il PNR è venuto in quanto c'è stata questa pandemia, questo evento epocale, è stato detto, che ha sconvolto la vita degli italiani, ma non solo degli italiani. Ebbene, nel momento cruciale della pandemia, da febbraio-marzo del 2020, l'amministrazione dell'interno è stata la custode della legalità, cioè dell'osservanza delle regole nella pandemia, all'interno della pandemia. I prefetti erano indicati nel quadro regolatorio che riguardava il contrasto alla diffusione del Covid. Vi ricorderete, adesso ce ne siamo un po' dimenticati, fortunatamente c'era il coprifuoco, c'erano i limiti e le restrizioni alla mobilità, non ci si poteva allontanare dal territorio della propria regione o della propria città, addirittura nei casi più gravi, bisognava osservare delle regole precise che ancora in parte osserviamo riguardo alla nostra libertà e si è proprio definito, diciamo in quel momento, quale fosse l'intervento dei prefetti che dovevano essere custodi di questa osservanza delle regole. Quindi ci siamo misurati con la legalità ai tempi della pandemia, proprio quando siamo stati costretti a fare un po' i guardiani di questo paese, nel momento, anche se l'espressione può essere un po' antipatica, nel momento in cui purtroppo venivano in urto le due, come sono state ricordate dal generale Lagalla, le due grandi questioni, la libertà e la sicurezza, la legalità e la sicurezza, mettendoci dentro anche il termine legalità. Io vorrei essere libero di muovermi come mi pare, ma non posso farlo, perché danneggio me stesso e danneggio gli altri, quindi è un'esigenza di equilibrio. L'abbiamo fatto, devo dire, con grande equilibrio. Dico lo abbiamo al plurale perché lo hanno fatto in particolare, quest'onere è stato posto a carico innanzitutto delle forze di polizia che hanno guardato il territorio con grande senso di responsabilità ma anche con grande senso di umanità.
sono state risparmiate delle, diciamo, inutili vessazioni nei confronti di persone che magari in buona fede, non conoscendo perfettamente il reticolo delle norme che riguardavano appunto l'osservanza dei precetti che i famosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di PCM di volta in volta andavano a definire e a puntualizzare, e poi naturalmente i prefetti che dovevano sanzionare eventualmente in caso di rapporto da parte delle forze di polizia i nostri concittadini che magari violavano queste regole. È stato fatto con senso di equilibrio, ecco, con senso di equilibrio, che è quello che poi ci deve accompagnare sempre in queste circostanze. Poi è venuto la grande scommessa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono state dette tante cose condivisibilissime sul carattere straordinario di questo piano, ma vedete, qui io credo che sia da sottolineare una cosa. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è fatto da sei missioni, è composto da sei missioni. Missioni fondamentali, straordinarie, che riguardano la coesione sociale, la digitalizzazione, il passaggio a un ambiente più pulito, il green, no? Il passaggio, la transizione al verde. E quindi una serie di missioni, sei missioni fondamentali, che disegnano una nuova umanità, se potessimo dirlo con una parola. Cioè non è soltanto un mettere soldi per fare cose, per, diciamo, realizzare certi obiettivi, che pure sarebbe uno straordinario impegno, ma è mettere a disposizione delle risorse per rinnovare un paese, i paesi dell'Unione Europea, rinnovarli in nome di un'umanità rinnovata, non rinnovarli semplicemente per creare cose nuove, ma per un'umanità rinnovata, cioè un'umanità che capisce, apprende la lezione della pandemia e finalmente la mette a frutto, finalmente la mette a frutto. Potremmo essere ottimisti su questo? Io penso di sì, anche se le più recenti vicende della guerra tra Russia e Ucraina ci fanno pensare che questa lezione non sia mai sufficientemente imparata dai grandi, dai vertici mondiali, nelle mani delle quali persone sono affidate le nostre sorti, le sorti del mondo in qualche maniera. Ma torniamo un attimo al PNR, a quello che noi facciamo a servizio del PNR. Quello che fa il Ministero dell'Interno, l'ho detto, è controllare e prevenire. Controllare, prevenire sono parole semplici a dirsi ma molto complicate a farsi. Io credo che una parte del lavoro sia stato fatto, come dicevo prima, già quando a pandemia scoppiata ci siamo occupati della trasparenza e soprattutto della possibilità che non finissero in mani, diciamo, non commendevoli, addirittura nelle mani della criminalità, il flusso di denaro che era assicurato a garanzia dei nostri operatori commerciali. Vi ricordate il decreto liquidità che venne fatto qualche mese dopo l'insorgere della pandemia e che prevedeva delle garanzie che venivano date da SACE, una società pubblica, agli operatori che volevano attingere al credito, che volevano poter operare con nuovi mutui da parte degli intermediari finanziari e che venivano controgarantiti dallo Stato. Ebbene, noi in quel caso ci siamo stati insieme a SACE, insieme a MEF, prevedendo un protocollo, sottoscrivendo un protocollo che cercava di mettere in sicurezza queste transazioni per, diciamo, allargare, ampliare la sfera della prevenzione amministrativa antimafia a queste transazioni. Era un obiettivo che dovevamo perseguire, perché i sintomi, come è stato detto anche nell'intervento del procuratore generale Salvi, i sintomi, gli indici di un appetito da parte degli appetiti, da parte della criminalità organizzata nei confronti di questo flusso di denaro, che già all'epoca erano risorse nazionali, si stavano spostando, era piuttosto forte. Immaginiamoci ora che siamo in presenza di un flusso di denaro, sono
flussi di denaro che vengono attivati dall'Europa, sono fonti finanziarie europee che vanno verso il nostro paese. Stiamo parlando di 200 miliardi di euro, no? Ecco, un flusso veramente imponente. Ecco, da questo punto di vista, quindi, capisco bene l'allarme che è stato lanciato per una attività intensa di controllo e di prevenzione che sicuramente ci siamo preparati a fare e stiamo già operando in questo senso. Certo, è uno sforzo che poi di cui vedremo i risultati, spero positivi, di qui a qualche anno. Io voglio dire soltanto, senza enfasi e senza dover per questo, diciamo, voler sottolineare soltanto i lati positivi, ce ne sono di lati positivi e dobbiamo rimarcarli, altrimenti ci abbandoniamo a una sensazione, diciamo, di negativa che non è il caso proprio di coltivare in senso pessimistico, perché le risorse il paese le ha per poter reagire al rischio dell'ingerenza criminale in questi flussi finanziari, le ha e deve soltanto attivarle mettendo a fuoco e, diciamo, sapendo utilizzare tutto lo strumentario che in tanti anni di normativa antimafia è stato fatto. Noi abbiamo la consapevolezza di avere un bagaglio normativo e anche una esperienza pratica di grandissimo valore internazionale. Siamo all'avanguardia in questo e sappiamo quindi che dobbiamo procedere su questa linea con consapevolezza e con diciamo senso della realtà, del rischio contro il quale ci troviamo a combattere. Ecco, una cosa volevo dire riguardo a questa consapevolezza. Noi abbiamo subito al Ministero dell'Interno costituito un osservatorio per il monitoraggio dei fenomeni di infiltrazione criminale nei flussi finanziari. L'abbiamo fatto, è una delle prime cose che abbiamo fatto. Un osservatorio che siede presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, che è Interforze, e che poi ha sviluppato uno spin-off europeo, perché uno stesso organismo è stato costituito presso Europol. Ed è praticamente in collegamento con altre agenzie europee, come l'Olaf, per esempio, che è l'organismo europeo che combatte le frodi. E quindi c'è una... E ci sono state negli ultimi tempi anche delle riunioni a livello internazionale, qui a Roma, ce ne saranno altre a fine marzo, quindi tra qualche giorno, ancora qui a Roma, presiedute dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in cui si affronteranno insieme agli altri paesi, agli altri capi della polizia dei 24 paesi che hanno aderito a questa iniziativa e anche con i responsabili delle agenzie europee i temi dell'infiltrazione criminale, possibile infiltrazione criminale, nei flussi finanziari che sono, diciamo così, attinenti alla Covid economy, a quella che chiamiamo la Covid economy. Quindi lo sforzo è importante, ma c'è un'ultima cosa che vorrei dire, che è importante, è stata citata anche nell'intervento della dottoressa Santonocito, lo ha detto in qualche modo anche il procuratore generale, cioè il PNR non è soltanto mettere soldi per fare qualcosa, per realizzare degli obiettivi. Il PNR è anche accompagnare questo con riforme strutturali che riguardano la giustizia e la pubblica amministrazione, la semplificazione della pubblica amministrazione. Semplificare la vita delle pubbliche amministrazioni significa rendere più semplice la vita ai cittadini e alle imprese e soprattutto eliminare le occasioni di corruzione. Una burocrazia, un'amministrazione complessa, farraginosa, che è praticamente un'amministrazione non di vetro, il contrario all'amministrazione di vetro, è un'amministrazione che fa perdere tempo alle imprese e ai cittadini e, diciamo, genera essa stessa le occasioni di corruzione, perché è un freno per la diciamo, immediata realizzazione e soddisfazione dell'utente, che è un cittadino privato o un'impresa, ed è un freno per la crescita del paese. Certo, bisogna anche qui disboscare
con equilibrio, non rompere i rami che sono ancora fertili, rompere i rami secchi, disboscare con intelligenza, perché naturalmente bisogna mantenere ben saldi i presidi che invece ci devono garantire comunque che qualunque amministrazione pubblica vogliamo per il futuro sia un'amministrazione che non abbia, diciamo, non sia veicolo del malaffare e non sia veicolo della sopraffazione, ma sia un'amministrazione a servizio del cittadino. Ecco, questa rivoluzione culturale che dobbiamo portare è una rivoluzione che sta bene all'interno del PNR, perché il PNR soprattutto è un piano di rinascita più che di ripresa, di rinascita, cioè di far scaturire nuove energie che possono farci superare veramente quel momento straordinariamente negativo che l'umanità ha vissuto, per avere appunto una umanità che è rinnovata, come ho detto all'inizio del mio intervento. Grazie. Grazie dottore Fratassi per averci proprio ricordato questa finalità molto importante del PNRR: rinascita e creazione di una nuova umanità. Questo è importante, deve cambiare tutto, ecco perché dobbiamo non perdere questa opportunità. E poi grazie per l'impegno del Ministero degli Interni, che già abbiamo registrato in epoca di pandemia e che sono certa, già per quello che ci ha detto e che stiamo verificando, non mancherà anche per l'attuazione del PNRR. E grazie per essere stato con noi.